Un modello, quello che è stato implementato e sperimentato nel reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, che consente ai pazienti aretini di non spostarsi per un esame molto invasivo. Ne parliamo con il primario, il dottor Raffaele Scala. Si tratta di una procedura poco nota al pubblico, si chiama toracoscopia medica. Come dice il nome, è un esame che va a guardare all'interno del torace. Per quale motivo? Per tutte quelle patologie che interessano la pleura, che è un rivestimento intorno al polmone. Nel momento in cui ci sono delle patologie, di solito si accumula del liquido, si parla di versamento pleurico, e molto spesso non è sufficiente soltanto analizzare il liquido, è necessario guardare all'interno della cavità toracica e seguire delle biopsie. Quindi si tratta di un esame sicuramente invasivo, che nella maggior parte dei casi viene eseguito dal chirurgo toracico in sala operatoria con il supporto degli anestesisti rianimatori. Qui ad Arezzo, dopo la centralizzazione di tutti gli interventi di chirurgia toracica, quindi anche questo a Siena, abbiamo iniziato negli ultimi anni ad attivare questa procedura che è detta toracoscopia medica, che facciamo non in sala operatoria, lo facciamo ovviamente in ambiente monitorizzato con un'equipe medico-infermieristica preparata sia per eseguire la procedura in maniera mini-invasiva sia per eseguire ovviamente poi il monitoraggio e la sedazione. Richiede il ricovero di qualche giorno, però i vantaggi, come appunto vanno sottolineati, sono quelli che il paziente della nostra città non ha bisogno di essere trasferito nell'ospedale universitario di Siena, e non c'è l'impegno dal punto di vista della, sia umano che economico, della sala operatoria e dell'anestesista. Sono circa 200 le procedure eseguite ad Arezzo senza registrare alcuna complicanza grave e con l'ottenimento della diagnosi nel 95% dei casi. Il modello aretino è al centro anche di una tesi di specializzazione in pneumologia. Il lavoro è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale. Ma sicuramente noi, tra l'altro, come società scientifica pneumologica nazionale, anche a livello regionale, stiamo cercando di spingere verso la estensione di queste anche altre procedure interventistiche da eseguire in maniera autonoma da parte di un'equipe preparata, esperta del pneumologi e di infermieri. Anche perché diciamo, il compito del chirurgo toracico poi è diverso, quindi legato a interventi di, maggiori. Quindi questo modello sicuramente è un modello che noi speriamo che possa essere esportato ed è presente non in tanti centri a livello del territorio nazionale. Abbiamo avuto anche uno specializzando all'Università di Napoli che nel contesto del suo percorso formativo ha pubblicato un lavoro confrontando i casi di toracoscopia medica eseguiti qui ad Arezzo, un'equipe solo pneumologica di medici e infermieri, con quella invece che viene chiamata videotoracoscopia, che è un intervento chirurgico eseguito alle Scotte a Siena, e dai risultati non è emersa nessuna differenza in termini di capacità della procedura di arrivare alla diagnosi, che è la cosa più importante, cioè capire perché c'è questo versamento pleurico, e col vantaggio appunto di minore spese, di non necessità della sala operatoria e quindi del maggior comfort anche del paziente.